Tappa ad Acqualagna per la Premier Giorgia Meloni in occasione della firma con la Regione Marche per l'accordo di coesione che porterà oltre 500 milioni di euro. Il 70% dei fondi sarà concentrato su strade e sui ponti, spiega il presidente Meloni. Una scelta strategica perché le Marche, pur essendo al centro dello stivale, sono isolate. Un divario che va risolto anche tra la costa est e ovest, dice la Premier. Per questo finanzieremo la pedemontana, alternativa alla viabilità della costa, garantendo collegamenti per l'entroterra. Questa è una regione nella quale si sviluppa un paradosso, è una regione che si trova al centro dell'Italia e isolata, mentre dovrebbe essere un crocevia, quindi la sfida infrastrutturale per una regione come questa è fondamentale. Il presidente Acquaroli ci lavora dall'inizio del suo mandato, noi di offrire con questo accordo con il governo nazionale in base ai fondi europei il nostro contributo, perché penso che i prodotti, la manifattura, gli scorci bellissimi che questa regione ha nulla possono in termini di competizione se non sono accompagnati da adeguate infrastrutture. Opere infrastrutturali e non solo, l'accordo sblocca risorse destinate a imprese, turismo, cultura e inclusione sociale. Con il fondo di rotazione riusciamo a investire anche su altri importanti fronti, penso al tema del turismo di qualità, penso al tema delle politiche culturali, alla valorizzazione del tessuto imprenditoriale, alla formazione, alla salvaguardia dell'occupazione, fatti concreti e concludo per sostenere lo sviluppo di una regione che è conosciuta in tutto il mondo per la sua intraprendenza e per la sua volontà di riscatto, cioè in buona sostanza noi non vogliamo fare altro che mettere le Marche in condizione di competere ad armi pari e di poter dimostrare quello che vale e di poter correre come sa correre e come io so che vuole correre. Visita agli stand della Fiera del Tartufo e selfie con i presenti al termine dell'incontro per la Premier Giorgia Meloni. Infine anche una breve visita alla casa natale del fondatore dell'ENI, Enrico Mattei. Una giornata molto importante perché con la firma di questo accordo di fatto nella nostra regione entra in disponibilità di 532 milioni e mezzo di euro, una somma importante per dare le risposte alle carenze infrastrutturali ma soprattutto anche per le politiche del rilancio dei borghi culturali, il turismo, l'economia. Credo che sia una disponibilità fondamentale per continuare a portare avanti i nostri progetti, a rilanciare la nostra regione e consentirle di essere al passo con i tempi. Una presenza significativa, è una presenza che conferma l'interesse per questo governo nei confronti delle regioni che storicamente sono state periferiche rispetto alle dinamiche centrali, e anche importante perché con la firma di questo accordo e con la presenza del Presidente Meloni e del Ministro Fitto si sancisce una collaborazione che è fondamentale per quello che ci riguarda, per continuare a costruire un'Italia unita e coesa, e dove regioni come le Marche, che hanno appunto dei problemi di natura infrastrutturale, che negli anni hanno avuto comunque dinamiche periferiche pesanti che hanno penalizzato l'economia, possano continuare a sperare in un futuro e costruire una risposta che possa essere anche attrattiva e soddisfacente. A questo accordo alle Marche.